Buongiorno dal dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione. E la puntata di oggi, ragazzi, è imbecille, imbecillità, idiozia e ipnosi vera e professionale. Ipnosi DCS vera e professionale, con la V maiuscola, il mio tipo di ipnosi, che non ha nulla a che vedere con l'ipnosi conformista e commerciale che trovi in giro, salvandone, ripeto ancora una volta, la bontà. Mi riferisco ad un signore o signora che dà dell'imbecille a chi osa contraddire la scienza ufficiale su malattie gravissime come la fibrosi cistica, la fibromialgia. Bene, il sottoscritto divulga notizie sull'ipnosi in generale perché scientificamente provate, perché l'ipnosi è riconosciuta, l'ipnosi vera e professionale con la V maiuscola, dall'Associazione Medica Mondiale nel 1958, dalla Chiesa con Papa Pio IX nel 1847. Per cui rivolgiti a un tuo medico, al tuo psicoterapeuta, al tuo psicologo per patologie e traumi, ci mancherebbe altro. Però che utilizzi l'ipnosi e sei ignorante in materia, il tuo medico relativamente all'ipnosi, scava, vai su internet, documentati da fonti accreditate. Ci sono tanti medici, psicoterapeuti, psicologi seri che utilizzano l'ipnosi vera e professionale per la tua patologia, che può essere anche la fibrosi cistica, la fibromialgia, il cancro, il diabete, perché l'ipnosi vera e professionale agisce sulla mente e sul corpo. Se sei in Italia, se sei invece in Francia, in Croazia, in Spagna, in Inghilterra, negli Stati Uniti, a Los Angeles, in Germania, eccetera eccetera, tu puoi utilizzare l'ipnosi vera e professionale anche con un professionista dell'ipnosi vera e professionale della tua zona, che non sia neanche medico psicologo, perché l'ipnologo, l'ipnoterapeuta, l'ipnotherapist è una professione del tutto a parte negli altri stati civilmente sviluppati, a patto però che tu collabori, se si tratta di patologie e traumi, con il medico, con lo psicologo, con lo psicoterapeuta. Attenzione, questo è scontato, perché tante volte non è, ragazzi, avere un titolo, avere anche la vocazione di fare certi lavori, certe mansioni, certe a dare un certo aiuto alle persone, ok? Per cui io capisco, non vuoi utilizzare l'ipnosi, vuoi continuare con le terapie tradizionali, ben venga, nessuno qui ti sta dicendo lascia una cosa e prendi un'altra, ma uno ti dice informati, puoi usare una cosa e l'altra, puoi usare le medicine più l'ipnosi, che sono poi l'ipnosi vera e professionale, ragazzi, ha a che fare con parole semplici, trasparenti, anche se create ad arte, ad hoc, con nessun effetto collaterale e nessun cambio di personalità, come qualcuno osa dire. Il sottoscritto ha fatto migliaia di ore di ipnosi su se stesso, su centinaia di persone all'estero, e così gli associati dell'associazione Ipnologi Associati di Los Angeles, per cui parla a ragion veduta. E come se non bastasse, esistono delle ricerche scientifiche in tutto il mondo che ti invito a vedere sul Lancet, sul Life, delle riviste scientifiche mediche internazionali che parlano di malattie rare, di malattie diffuse trattate anche con l'ipnosi vera e professionale. Per cui di cosa stiamo parlando? Offendere, dire non la penso come te, non vuol dire nulla. Il fatto che tu da 30 anni stai seguendo sempre il solito iter o la solita sciotta, come si dice in inglese, non significa accusare o buttare fango su chi la pensa diversamente da te, suffragato però dai fatti, dai documenti, perché qui non si parla solo di opinioni, di libertà di parola che ci sta, ma soprattutto di ricerche scientifiche fatte e che stanno facendo tuttora nel mondo, fonti accreditate, scienziati accreditati, medici accreditati. Per cui ti invito, se il tuo medico curante o il tuo medico specialista è ignorante in materia di ipnosi, di rivolgerti a qualcuno, sempre nell'ambito medico, se si tratta di fibrosi cistica oppure di fibromialgia o di altre gravi malattie come il diabete, il cancro, eccetera eccetera, o il morbo di Parkinson, di rivolgerti a chi sempre nell'ambito sanitario conosce la parola ipnosi, e poi iniziare la tua sessione, perché a me sinceramente né online né dal vivo in questo momento voglio fare sessioni, non mi interessa, ok? Per cui vai, ti siedi, domandi, chi domanda comanda, e inizi un percorso complementare magari a ciò che già stai facendo. Però fidati che la tua mente può tutto, la tua mente può fare il miracolo della tua stessa mente, la tua mente può fare la magia della tua stessa mente, senza mai, senza sé. Per cui lascia da parte l'imbecille, l'ignorante, la mamma degli stupidi sempre libera a partorire, eccetera, a rimanere incinta, eccetera, eccetera, e concentrati su questa
fiammella di speranza che tu hai oggi per poter aiutare te stesso e te stesso il tuo caro ad uscirsene più velocemente e con più certezza matematica, con l'aiuto della propria mente, l'ipnosi vera e professionale. Fammi tutte le domande del caso, ti risponderò gratis compatibilmente ai miei tempi e miei impegni, perché io sono spesso all'estero. Visita la mia fanpage su Facebook, ipnosi autoipnosi del dottor Claudio Saracino. Visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com. Iscriviti a questo canale YouTube Benessere Ipnosi Soluzione DCS del dottor Claudio Saracino, e fai share, condividi con amici e parenti, perché può essere quel quid, quella molla che gli può cambiare la vita. E visita anche i profili Instagram e Twitter Benessere Ipnosi Soluzione DCS del dottor Claudio Saracino. E ripeto ancora una volta, hai tre possibilità: fare da solo, e ci vuole una vita; 2, andare presso un professionista dell'ipnosi della tua zona, che in base alla zona geografica nel mondo può essere o non può essere un medico, uno psicologo oppure un ipnoterapista, in base a ciò che devi andare a fare, tipo crescita personale, patologie, traumi, eccetera eccetera. Ti ripeto, in Italia devi andare per forza da un operatore sanitario, medico oppure psicoterapeuta, per quanto riguarda le malattie, per l'ipnosi. Ma all'estero invece non è importante, l'importante è che si collabori sempre con il medico. E neanche in Europa, possiamo dire, Francia, Germania, eccetera eccetera. Comunque, oppure usare anche l'autoipnosi, l'ipnosi che tu ti fai da solo una volta appresa come si fa. Anche con un semplice audio MP3 DCS tu puoi vedere dei miglioramenti incredibili e passare dal negativo al positivo, dal basso all'alto, senza mai e senza se, ok? Esperienze vissute, ragazzi, non sto parlando il fuffaguru di turno, il quale bla 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 bla, no, ti sto parlando di fatti veri, concreti, tangibili, perché io sono un seguace di San Tommaso. Se non vedo, se non tocco, non ci credo. Ecco perché ho messo 10 anni della mia vita per arrivare qui a filmarmi, finché sono su questa terra, per darti una mano. Poi il resto ben venga, perché no? Ma soprattutto la mia mission, la mia missione è sdoganare l'ipnosi, perché anche nell'ambito della medicina, in Italia e all'estero, un medico, uno psicologo, uno psicoterapeuta, su 100 medici, psicologi e psicoterapeuti, conoscono la parola ipnosi, anche se riconosciuta come medicina alternativa dall'Associazione Medica Mondiale nel 1958 e dalla Chiesa con Papa Pio IX nel 1847. Per cui di cosa stiamo parlando? Non si sta parlando di ciarlatanerie. Se tu sei ignorante in materia, ti prego, documentati, approfondisci, vedi se sto dicendo delle cazzate, ok? Documentati. Qui non stiamo parlando di Giucas Casella, di ipnosi da spettacolo, di ipnosi paura che vedi su YouTube. Si sta parlando di ipnosi che può aiutare te stessa, te stesso e il tuo caro, senza ma e senza se. Un bacio, un abbraccio dal dottor Claudio Saracino. Qualsiasi dubbio, dal più piccolo al più grande, perché l'ipnosi vera e professionale, l'ipnosi DCS, il mio tipo di metodo, DCS, l'ipnosi vera e professionale con la V maiuscola, agisce sulla mente, sul corpo e sui comportamenti visibili e invisibili, senza ma e senza se, ok? Un bacio e un abbraccio dal dottor Claudio Saracino e alla prossima.